Salve a tutti ragazzi, bentornati su... Oggi ho una chicca veramente fantastica che vi devo mostrare, che sono andato a prendere proprio stamattina adesso, verso le 8:30, quando mi sono alzato di colpo, mi sono reso conto che oggi era il 29 novembre, è il giorno dell'uscita di Final Fantasy XV. Dopo un rimando di 2 mesi, ed eccolo qua a voi, in tutto il suo splendore, nell'edizione da Day One. Eccolo, guardatelo, ammiratelo come ho fatto io appena l'ho preso in mano. Vedete? Questi sono i veri motivi di vivere. Adesso vi farò vedere la mia prima reazione quando sono arrivato a casa, qual è stata. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. E adesso faremo l'unboxing. Allora, come cazzo lo apriamo sto coso adesso? Accendino? No, l'accendino no. No, no, no. Chiavi, 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 chiavi. Chiavi, 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 chiavi. Oh. Oh. Madonna! Allora, il CD di Final Fantasy, cosa più importante del gioco direi, e lo lasciamo qua un secondo. Poi abbiamo un Day One Edition con un codice che ovviamente verrà censurato, di questa sorta di spada qua, che non so cosa sia. Aspettate un secondo che magari faccio meglio. Eccolo. Questa, poi abbiamo un altro fogliettino che non serve praticamente a niente. Poi abbiamo un altro fogliettino pubblicitario delle puttanate varie. Poi abbiamo un altro codice, cartolina di registrazione del prodotto, ok. E ci terremo anche questo, che aiutatemi nei commenti, chissà che cos'è sta roba qua, non lo so. Poi abbiamo quest'altro libricino, che praticamente è... sono le firme di, boh, immagino un po' tutti quelli che abbiano lavorato a Final Fantasy, ma onestamente io non ho comprato questo gioco per vedere le loro firme del cazzo. Vabbè, se vogliamo. Poi abbiamo il solito fogliettino del cazzo con le avvisi e poi abbiamo la scatola vuota. Mi aspettavo la mappa, un poster, qualcosa, non c'è un poster di Final Fantasy, ma porca puttana! Bisogna comprare per forza il... c'è, ho visto là al GameStop, c'è il libro, la guida completa, diciamo. E nella guida completa ho visto che c'è anche il poster con la mappa completa. Con la mappa completa. E invece qua dentro non c'è. Vabbè. E dopo questa brevissima introduzione, andiamo a vedere questo fantastico gioco. Eccoci ragazzi, finalmente, dopo anni e anni di lunga attesa, cambiamenti, ricambiamenti, ridecisioni, rifacimenti, ricose, Final Fantasy XV finalmente tra le nostre mani. Andiamo a giocarlo, godiamocelo tutto. Nuova avventura. Allora, scegliamo le teste senza è facile, iniziare a giocare con semplice di tenenti, facile. Standard, dai, diciamo delle mezze tipo. Prima di cominciare a continuare il vostro territorio impara a combattere. Sì. Così ve lo faccio anche vedere, bene. Come si combatte. Ok, questa sarà l'addestramento, non posso che sia solo nei miei sogni. Ho pensato di insegnarti le basi del combattimento, sai, per il viaggio.
Vediamo un attimo queste basi di combattimento che, come al solito, nel Final Fantasy cambiamo sempre tutto. Ok, io sono un bastardo e devo buttarmi sicuramente. Gladio è venuto a darti la mano. Gladio. Forza, datti da fare. Mi sai muovere. Offensiva e difensiva. Difensiva. Ok, mi cosa fare. Difensiva. Comincia evadi la difesa. Quando mi attacca schiacciare quadrato. Dai, attacca. Ah beh, bravissimo, sì, infatti. Continua a fare esercizio, se ci mancherebbe, mi ha fatto malissimo. Schiva gli attacchi di Claudio. E vai, un altro schivato proprio. Bello! Aspetta, tocca a te. Offensiva, ok, offensiva o cerchio oppure L più cerchi. Passa all'offensiva, attacco sentimento prendendo cerchio per difendere, per diversificarsi e rimuovi il tasto L. Attacca un nemico alle spalle con un aggiramento e infliggerà il 50% di danni in più. Muori, 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 muori. Parate. Allora, quando vedi il segnale di parata è il momento di bloccare il colpo e poi contrattaccare. Quadrato più. Ok. Per parare i colpi c'è poco tempo, bisogna avere i fatti pronti. Adesso. Saccagnalo di botte! Oddio. Dai, dai! Ma no, perché? Dai, vieni qua, colpiscimi che sei già morto tanto. Sono ancora qua, dai, dai! Dai, sono ancora qua, Se non pari bene subirai danni molto pesanti. Innanzitutto, tieniti pronto a bloccare il colpo. Nella sala di addestramento troverai un'esercitazione pensata appositamente per aiutarti a far pratica con le parate affrontate. Approfittate. Contrattacca 3 volte, ok, dai. Parate e contrattacca 3 volte! Dai che voglio muovermi! No! Parata. Guardate che devo rimpicciolire un po' la cosa perché non vedo molto bene. Schiacciato! Figlio di puttana, guarda! L'ho fatto! Io porco! Vaffan... Ok, proviamo a mirarlo, va. Vediamolo. Vediamolo. Uno è fatto. Oh, non te l'ho mirato. Ma no, ma io schiaccio. E beh, questo era proprio... Era...
Era proprio il computer, ma era anche loro che sono computer. Passa al prossimo tutorial. Vediamo con le proiezioni, ovvero quando lui lancia le armi noi ci teletrasportiamo. Sarebbe il teletrasporto. Allora, proiezioni. Forza, è ora di divertirsi con le proiezioni. La capacità di proiezione ti permette di lanciare un'arma per trasportarti dove colpisce. È il triangolo. Proiezione e PM, esegui una proiezione. Sì, sì, fai muovere, la faccio. Tengo per lanciare la spada, vai, vai. Mollami! Mentre prendi mira, il nemico visuale si sposta mentre... Proiettalo! Minchia, lento però! Benissimo, proseguiamo. Collezione tattica. Le collezioni tattiche sono utili per aggiungere collezioni a vantaggio, ovvero si là in cima. Ok, ta-ta-ta-ta-ta. Schiaccia il triangolo e tac. Mentre sei alto, dopo una proiezione tattica prenderai effettivamente di mira un nemico. E poi lo attacchi con la spada. Funzione dei PM. Le proiezioni della difensiva consumano punti magia PM indicati in una barra azzurra. Quando esaurisci PM diventi esausto e le tue azioni saranno limitate per qualche istante. Tieni d'occhio la barra e usa oggetti di recupero quando necessario. Per recuperare i PV e i PM, riparati tra una roccia o altre sporgenze. Ah, quando è indicato, ok, ci bisogna seguirci così. No. Tattica per recuperare completamente tutti i chili. Quando vedono un oggetto di protezione per la luce. Adesso sconfiggi i cambi usando solo proiezioni offensive. Perfetto. I comandi delle proiezioni sono indicati a destra, puoi anche difenderli e ripararli. Cazzo sei! Porco... Level! Ucciso, a posto. Pensavo di no ancora. E questo è tutto sulle proiezioni. E questo è tutto anche per noi, ragazzi. Perché sono di tutorial, lo stiamo facendo 10 minuti. Quindi io direi di fermare il tutto e di salutarci. E io scusate adesso, ragazzi, me lo godo sto gioco. Me spiace, fino a stasera sarò qua attaccato qua. Ciao, belli.